95 cavalli, telaio a traliccio in alluminio, all'anteriore coppia di dischi flottanti da 320 mm con pinze radiali e tubi in treccia. Certo, i 189 kg non sono pochi, ma già le caratteristiche citate fanno presagire una moto divertente capace di aggredire le curve una dopo l'altra. L'Aprilia Shiver, rispetto al lancio di un anno fa, è stata rivista in alcuni particolari estetici, ma soprattutto nella parte elettronica che ora, grazie al Ride-by-Wire, mette a disposizione del pilota tre mappature. Con il pulsante dell'avviamento si possono selezionare le tre mappature della centralina. C'è la mappatura Touring per un utilizzo più soft, magari in coppia. C'è la funzione Rain in caso di asfalto viscido. E infine c'è quella Sport che libera le caratteristiche del bicilindrico. Complessivamente la moto risulta divertente ed intuitiva. Il motore spinge bene, specialmente con la mappatura Sport, anche se, diversamente dalla maggior parte dei bicilindrici, preferisce girare in alto. Potente ma docile è la frenata, che consente un utilizzo soft come pure staccate al limite, garantite anche dalle buone prestazioni del telaio, che risponde sempre e sinceramente alle sollecitazioni del pilota. Anche al di fuori del suo habitat naturale, su percorsi più veloci, continua a spingere, dando una sensazione di allungo non comune su bicilindrici di media cilindrata, fino all'intervento del limitatore a 9500 giri. Peraltro, la protezione aerodinamica non è poi così scarsa come ci si aspetta da una scarenata, così come sorprende la stabilità anche ad andatura sostenuta. Fra le dotazioni anche il computer di bordo, che indica marcia in salita, temperatura esterna, livello dell'olio, consumi istantanei e medi, velocità media e punta massima raggiunta. Oltre alle funzioni standard c'è il cronometro e si possono impostare diverse funzioni tramite un menu pratico e intuitivo, che ovviamente si può azionare solo a moto ferma. Unica pecca è il cavalletto, che non è per nulla semplice da azionare. Insomma, un mezzo tutto italiano capace di contrastare le case giapponesi proprio lì dove sono leader incontrastate, nel segmento cioè delle naked di media cilindrata. Rispetto alle prime Shiver, migliorato l'acceleratore elettronico, il Ride-by-Wire, che non dimostra più quel ritardo nell'apri e chiudi.